Buonasera a tutti. Vi raggiungo in questa sera del Giovedì Santo, nell'orario proprio della cena, dove forse sarete a tavola, per condividere con voi una riflessione. Anch'io mi trovo nel luogo della nostra cucina di casa, dove ceniamo e pranziamo ogni giorno. Credo che il giorno di oggi, appunto il giovedì della Settimana Santa, ci offre una grande possibilità, e cioè quella di riportare all'unità le nostre esistenze. Penso che le nostre vite spesso siano molto frammentate e anche in questo tempo di coronavirus sono tantissime, credo, le fatiche, i dubbi, le perplessità, talvolta anche le angosce che ci frullano dentro e che ci rendono veramente atomizzati, come diceva qualcuno. Credo che la festa di oggi ci dia la possibilità invece di unificare le nostre vite. A me sembra molto bello che Gesù, alla fine del suo percorso, abbia dovuto scegliere che cosa veramente c'era alla base di tutta la sua esistenza, di tutta la sua esperienza, di tutto il suo cammino personale. E Gesù ha compreso che alla base di tutto c'era la necessità che il suo cammino non fosse un cammino individuale, ma fosse un cammino con qualcun altro, con i suoi discepoli. E infatti ha inventato la cena pasquale, l'ultima cena, l'Eucaristia, ha inventato la lavanda dei piedi. Tutti strumenti attraverso i quali non finire la sua vita da solo, sapendo che i suoi amici non avrebbero avuto la forza di seguirlo. Questo ha permesso a Gesù di condurre ad unità tutto il suo percorso, tutta la sua storia, tutti i fotogrammi del film, fra virgolette, della sua vita. Allora credo che questa sera, andando a letto, alzandovi da tavola, in un momento personale, personalissimo forse anche, potremmo dire: Signore, cos'è quell'elemento che può permettere alla mia vita di essere riunificata? E riunificata, essere un dono per gli altri, una testimonianza di fiducia, di speranza per un mondo più significativo, più bello, nuovo. Auguro a tutti veramente di cuore di trovare questo elemento di unificazione, quell'unum, quell'uno che ci rende veramente unici. E rendendoci unici, mostra tutta la nostra bellezza, tutta la gloria che il Signore ha messo veramente in ciascuno di noi. Buon Giovedì Santo.